si rafforza la macroregione con una piattaforma informatica condivisa. L'Abruzzo è capofila del progetto SPIDI. Si tratta di un'iniziativa rientrante tra i progetti del programma IPADRIATIC che intende realizzare una piattaforma informatica condivisa per la corretta applicazione della direttiva europea sulla VAS. La valutazione strategica ambientale, ma anche per individuare spunti di riflessione che potrebbero essere portati all'attenzione dell'Unione Europea. All'incontro erano presenti, oltre all'assessore Mazzocca, il direttore del Dipartimento Affari della Presidenza e Rapporti con l'Europa della Regione Abruzzo, Giovanni Savini, il direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi D'Annunzio di Chieti Pescara, Paolo Fusero, e rappresentanti degli altri partner di progetto. L'obiettivo è quello di favorire la cooperazione transnazionale tra le pubbliche amministrazioni al fine di ravvicinare le legislazioni in materia di VAS dei paesi coinvolti. La Regione Abruzzo è capofila del progetto ed ha un finanziamento di circa 400.000 euro. Questo importante incontro di pilotaggio, così chiamato, per definire le restanti attività del progetto e soprattutto per finalizzarla a quella che è una delle principali direttive programmatiche che la Regione si è data, ovvero quella della creazione della macroregione adriatico-ionica. Il progetto va in quella direzione perché la nostra proposta sarà quella di indicare una serie di specifici indicatori da utilizzare poi per le nostre valutazioni ambientali strategiche e quindi da sottoporre alla Comunità Europea. Possiamo farlo anche perché nell'ambito del progetto sono rappresentati diversi stati e diverse regioni che si affacciano appunto sull'Adriatico.